Ciao a tutti e bentornati su OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi andiamo a parlare della seconda area dell'analisi visiva di Sheyman & Wick, ovvero dell'efficienza visiva, che si divide in tre sottoaree, ovvero accomodazione, binocolarità e oculomotricità, le quali le andremo a vedere nello specifico. Per quanto riguarda l'accomodazione, tutti noi sappiamo che l'abilità del nostro sistema visivo di mettere a fuoco degli oggetti a diverse distanze nello spazio ed è resa possibile attraverso il cristallino, che è la nostra lente biologica, lente naturale, la quale viene messa in tensione dal muscolo ciliare attraverso le fibre zonulari. Gli aspetti che devono essere valutati in questa sottoarea sono l'ampiezza accomodativa, ovvero la massima quantità di accomodazione che può essere espressa dal sistema, e questo avviene attraverso il metodo push-up secondo il criterio di Hofstetter e non quello di Donders. E poi si va a valutare la flessibilità accomodativa, ovvero la capacità del sistema accomodativo di passare dalla fase di contrazione a quella di rilassamento e viceversa, andando anche a valutare l'aspetto temporale, e questo si fa solitamente con i flipper sferici. È molto importante la verifica di questa sottoarea perché delle disfunzioni accomodative possono generare delle problematiche e delle inefficienze anche da un punto di vista visocognitivo prossimale, e quindi nella lettura, nello studio e nelle attività scolastiche. La seconda sottoarea è la binocolarità, ovvero l'abilità del nostro sistema visivo di fondere due percezioni distinte, una proveniente dall'occhio destro e una proveniente dall'occhio sinistro, in una percezione unica, quindi in grado di creare la visione singola. Questa capacità viene espletata in parte dalla muscolatura oculare estrinseca, che è in grado di orientare le due fove su un target comune, e poi in parte ovviamente dalla corteccia visiva, la quale poi si rende autrice della fusione delle due percezioni per creare la visione singola. Gli aspetti che vanno valutati in questa sottoarea sono l'ampiezza fusionale, ovvero la massima capacità del sistema visivo di fondere le due percezioni in una singola, sia nella fase di convergenza che in quella di divergenza. Poi si passa alla flessibilità fusionale, ovvero la capacità del sistema visivo di passare dalla fase di fusione in convergenza, fusione in divergenza e viceversa. E si va a valutare grazie ai flipper prismatici, tenendo conto anche dell'aspetto temporale, come avevamo fatto anche per la flessibilità accomodativa. Però oltre a questi due aspetti si va a valutare anche lo stato tonico divergenza, ovvero l'aforia, e poi la disparità di fissazione, degli elementi fondamentali per quanto riguarda le disfunzioni binoculari, che possono sfociare poi in diversi segni e sintomi. Ultimo ma non per importanza è il rapporto CSUA, che è un elemento in grado di legare la valutazione dell'accomodazione a quella dell'aspetto binoculare o fusionale. Poi abbiamo l'oculomotricità, che è la terza sottoarea dell'area di efficienza visiva, e praticamente l'oculomotricità dipende dal sistema oculomotore, che è composto da 6 muscoli oculari estrinseci, i quali hanno la funzione di orientare le fove verso i target di interesse, allineare gli assi visivi appunto verso una determinata direzione nello spazio e creare una visione binoculare stabile e ampliare il campo visivo. Questo sistema coinvolge un insieme di strutture, oltre che muscolari, anche neuroanatomiche, che poi sono responsabili di movimenti oculari complessi, come possono essere le saccadi, i pursuit o le fissazioni. Tutti i movimenti oculari fondamentali nelle attività visocognitive, proprio come la lettura o l'esplorazione visospaziale. La verifica di quest'area avviene valutando fondamentalmente due aspetti. Il primo è la funzionalità dei muscoli oculari estrinseci attraverso l'H-diagnostica, quindi se i muscoli funzionano in parte oppure non funzionano. Mentre il secondo aspetto è quello di valutare i movimenti oculari complessi, che possono essere appunto le saccadi, pursuit e le fissazioni, attraverso il protocollo in suo, come suggerito dagli autori. La verifica di questa sottoarea è veramente molto importante per le
delle attività visocognitive prossimali come la lettura. Infatti deficit oculomotori possono produrre delle inefficienze a livello della lettura e quindi avere delle ripercussioni nelle attività scolastiche, quindi una forte caduta del rendimento scolastico, come anche nell'esplorazione visospaziale, quindi anche nello sport, nella guida e altro ancora. Dunque, anche per questo video è tutto. Oggi abbiamo esaminato la seconda area dell'analisi di visiva integrata secondo Scheman e Wick. Nel prossimo video andremo a esaminare la terza. Io vi invito come sempre a passare dalla pagina Facebook, dalla pagina Instagram, iscrivetevi al canale YouTube ovviamente, non dimenticate il merchandising su Spreadsheet e noi ci vediamo con il prossimo video. Bella OptoStyle!